Andiamo a parlare Elisa Soana dell'Università di Ferrara. Sì, l'ho lanciato. Vai. Un attimo di suspense. Ok, buonasera a tutti. La mia presentazione riguarda la sintesi di una serie di sperimentazioni che abbiamo condotto negli ultimi anni riguardo la capacità metabolica dei canali del reticolo endotrofico secondario e in particolar modo la loro capacità di fornire un determinato servizio ecosistemico, ovvero il controllo dell'inquinamento da nitrato. Quindi non vi parlerò di un vero progetto di riqualificazione, ma i risultati di queste sperimentazioni sono sicuramente funzionali anche a indirizzare interventi di riqualificazione che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità delle acque. Non sto qua a dilungarmi troppo, sapete bene che l'eutrofizzazione è ancora un problema estremamente, diciamo, irrisolto, non solamente a livello italiano ma a livello europeo. Circa la metà dei fiumi dei corsi d'acqua non hanno raggiunto lo stato di qualità di buono come imposto dalla direttiva, e soprattutto una delle criticità principali è la contaminazione da nitrato. Dall'altro lato però la letteratura internazionale sta via via sempre più, diciamo, insistendo sul fatto che ci sono certi bacini, anche irrigati, bacini di pianura, che mantengono un'elevata capacità metabolica. Si è infatti visto che la capacità dei bacini, dei territori di trattenere azoto risulta ad esempio direttamente proporzionale alla disponibilità di ambienti acquatici di ridotta dimensione come canali di bonifica o di irrigazione o comunque al grado di ricircolo delle masse d'acqua sul territorio. E a livello italiano un esempio, diciamo, paradigmatico è quello del bacino del Burana Po di Volano, quindi la zona di cui vi ha parlato in precedenza il mio collega Mattia, quindi coincide con quella che è la provincia di Ferrara, quindi la zona terminale del bacino del Po, una zona pianeggiante attraversata da un fitto reticolo di canali. E bilanci estremamente accurati dei carichi in ingresso e in uscita di nutrienti in questo bacino hanno messo in evidenza come il bacino esporta in Adriatico meno azoto di quello che entra tramite l'acqua di irrigazione, perché magari tanti di voi lo sanno, ma ve lo ricordo, questo bacino non ha sorgenti interne di acqua, l'acqua che entra da altre province o entra perché è derivata dal fiume Po e porta con sé un carico. E le ritenzioni maggiori sono soprattutto durante il periodo irriguo, quindi durante la stagione estiva, quando anche i rischi di eutrofizzazione in ambiente marino sono più elevati. Quindi, date queste premesse, le sperimentazioni che abbiamo effettuato sono state volte ad indagare quella che è la capacità di rimozione dell'azoto in questi sistemi, che sono estremamente poco studiati. Diciamo che in letteratura solamente negli ultimi anni abbiamo assistito ad un interesse per questi ambienti. E la letteratura comunque li sta riconoscendo come dei sistemi in grado di fornire servizi ecosistemici multipli. Le nostre sperimentazioni si sono in particolare focalizzate sul valutare quale fosse appunto la capacità di metabolizzazione dei carichi di azoto in relazione a tutta una serie di parametri biotici e abiotici, perché di fatto questi ambienti hanno tutte le caratteristiche per essere assimilabili a delle zone umide, quindi tutte le caratteristiche di quegli ambienti che tradizionalmente ai quali è assegnato un ruolo importante in termini proprio di rimozione dei carichi azotati, come abbiamo visto ad esempio anche dalla presentazione precedente. Abbiamo applicato tutta una serie di metodiche, non mi dilungo, ma metodiche sperimentali, alcune delle quali anche estremamente innovative, accoppiando misure condotte a livello di piccola porzione di sedimento in laboratorio per indagare ad esempio i fattori di regolazione molto fini dei processi e anche valutazione a scala ampia di intero canale, quindi stiamo parlando di interi ecosistemi, quindi qualche tratti di canale di qualche centinaia di metri che consentono proprio di valutare quella che è la reale efficienza del sistema, integrando proprio, tenendo in considerazione quelle che sono
le componenti multiple dell'ecosistema e le loro interazioni. In particolar modo quello che abbiamo applicato e adattato ad un modello che era stato diversi anni fa concepito per grandi fiumi americani è un metodo di stima della denitrificazione diretta. La denitrificazione, vi ricordo, è l'unico processo sostenuto dalle comunità microbiche in grado di rimuovere azoto in forma nitrica, quindi nitrato, in modo definitivo da un sistema acquatico, trasformandolo in azoto molecolare non più reattivo, che quindi torna in atmosfera. E questo modello consente, questo approccio diciamo sperimentale consente proprio di valutare questo processo in modo diretto, valutando il prodotto di questo processo, quindi l'N2, cioè sotto una modellizzazione particolarmente complicata che tiene conto che il sistema è aperto, che quindi scambia con l'atmosfera. Ma passando ai risultati, in particolar modo abbiamo valutato come tutta una serie di tratti di canali durante il periodo IRIU, quindi durante la stagione vegetativa di queste, diciamo, delle comunità vegetali, siano particolarmente efficienti nel rimuovere sia azoto nitrico sia azoto ammoniacale, soprattutto in presenza di vegetazione. Stiamo parlando di comunità Afragmites australis o Atypha latifoglia, quindi macrofite emergenti. E ad esempio su un tratto di un canale di 1 chilometro si arriva ad avere circa il 40-50% dell'abbattimento del carico transitante. In condizioni invece non vegetate l'abbattimento e il carico assume un comportamento sostanzialmente conservativo. Ma diciamo, quali sono i processi che sostengono questo abbattimento? La vegetazione di per sé non ha un effetto diretto, nel senso che la presenza delle piante, quella che è la sua capacità di assimilare azoto e di trattenerlo nella biomassa, è irrilevante rispetto alla quantità complessiva che il sistema è in grado di dissipare. Questo perché? Perché l'effetto delle piante è indiretto, nel senso che sostiene le comunità microbiche, ad esempio creando biofilm che appunto sostengono i processi di dissipazione sulle porzioni sommerse le piante stesse, oppure creando interfaccia ossica-anossica nella rizosfera che sostengono appunto processi che al netto rimuovono azoto dal sistema. Quindi di conseguenza quello che emerge è che ciò che determina questo servizio ecosistemico non è tanto il sedimento di per sé, ma sono più che altro queste interfacce estremamente sviluppate che la vegetazione sostiene. Ma il risultato principale è che il processo che traina la rimozione del nitrato dal sistema è la denitrificazione, quindi diciamo un processo che è chiave in termini di controllo dell'eutrofizzazione, come si vede da quella relazione che è molto buona e ha un coefficiente angolare di 1, ha un R quadro quasi prossimo a 1, ovvero che correla quello che è la dissipazione di azoto in termini nitrici, appunto, quindi il substrato del processo, con quello che è il prodotto di questo processo, cioè l'N2 molecolare. E quando si parla di fitodepurazione, comunque di azione delle macrofite acquatiche, in questo caso per sostenere processi dissipativi, bisogna anche andare a indagare quelli che sono proprio le variabili anche abiotiche che si possono regolare o comunque sulle quali è possibile agire per massimizzare questa funzione. Ad esempio abbiamo visto che i sistemi rispondono molto bene ad incrementi delle condizioni, delle concentrazioni di nitrato, quindi le comunità microbiche che adattano molto bene il loro livello di attività quando c'è maggiore disponibilità ad esempio di nitrato in acqua. Questo avviene a livello di mesocosmo in laboratorio, ma avviene anche a livello di intero tratto di canale. Altri ad esempio fattori che generalmente non vengono considerati quando si parametrizzano i processi appunto dissipativi, la velocità dell'acqua è molto importante, perché ad esempio abbiamo effettuato degli esperimenti in cui in laboratorio in mesocosmi abbiamo variato la condizione di flusso considerando variazioni molto ridotte di velocità, quelle che sono tipiche degli ecosistemi a lento scorrimento della zona di pianura, e abbiamo visto che passando da una condizione sostanzialmente di stagnazione, cioè quindi di sistema fermo, abbiamo i tassi che aumentano di quasi un ordine di grandezza, proprio perché il fatto che ci sia un continuo rimescolamento tra gli strati di acqua più vicini ai biofilm attivi, alle superfici attive, fa sì che ci sia un rifornimento continuo del substrato della reazione, quindi questa non vada mai in limitazione. Da ultimo,
il ruolo chiave dei biofilm si vede non solamente durante la stagione vegetativa, quindi durante la stagione, diciamo, in cui le piante sono attive, ma anche durante l'inverno. Ad esempio, abbiamo incubato dei sistemi in pieno inverno, quindi con una temperatura dell'acqua quasi inferiore a 10 gradi, in cui fossero presenti canne, quindi Phragmites australis morta ma colonizzata da biofilm. Ebbene, un metro quadrato di un canale in queste condizioni, o comunque di un ambiente acquatico in quelle condizioni, rimuove da 2 o 3 volte più azoto di un analogo sistema in cui appunto questa componente vegetale microbica non sia presente. Quindi la capacità depurativa è sostenuta anche durante il periodo, appunto, al di fuori della stagione vegetativa, quando comunque i carichi transitanti in questi ambienti possono essere rilevanti. Questi, diciamo, sono dei risultati che possono sembrare, diciamo così, di valenza puntiforme, ma ci siamo, tra virgolette, divertiti a provare a ipotizzare di ripristinare su, diciamo così, vari chilometraggi differenti la vegetazione in quella che è la zona bassa del bacino del Po, simulando ad esempio un ripristino di diversi, diciamo, quantitativi, diciamo, di vegetazione nei canali, oppure anche simulando varie modalità di gestione della vegetazione. Ebbene, qual è il risultato principale? Che ad oggi la capacità del sistema del sistema canali in cui la vegetazione non è presente, di fatto la sua potenzialità di rimuovere azoto è abbastanza bassa, o comunque ad esempio è del tutto trascurabile se si considerano quelli che sono ad esempio i carichi transitanti di azoto nel fiume Po in questa zona bassa. Ma se pensare di ripristinare la vegetazione su un chilometraggio ovviamente molto ampio può sembrare anacronistico, quello che emerge è che comunque anche ad esempio semplicemente pensare di ripristinare la vegetazione su, che ne so, meno di un quarto di quello che è il reticolo, potrebbe comunque incrementare in modo significativo, ad esempio, sostenere una capacità di rimozione dell'azoto che potrebbe essere pari a quello che è il carico che generalmente viene prodotto da una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, quindi un terzo circa della popolazione dell'intero bacino del Po. Quindi, concludendo, scusate, per tornare indietro. Ah, ok, niente. Vabbè, comunque. Era semplicemente per dirvi che ovviamente questi risultati hanno evidenziato che l'effetto delle piante acquatiche sulla rimozione non è semplicemente a livello di hotspot, di piccola nicchia, o comunque di scala spaziale ridotta, ma l'effetto può essere davvero a livello di intero ecosistema, e il sistema canali è sicuramente un, sebbene diciamo caratteristico di ambienti particolarmente semplificati dal punto di vista appunto paesaggistico, può essere un regolatore metabolico fondamentale, e ad esempio anche in un sistema particolarmente impattato come quello del bacino del Po può sicuramente essere una strategia importante da applicare appunto per controllare ad esempio la eutrofizzazione, in particolar modo la contaminazione da nitrato. Grazie. Grazie. Una domanda per questo intervento, anche per quello precedente, perché nella concitazione non l'ho chiesto, per cui se avete una curiosità anche sul precedente potete chiedere. Io una domanda velocissima su quest'altro, complimenti perché avete fatto davvero un gran lavoro in un ambito in cui non si capiva molto, almeno fino a poco tempo fa. Due domande, una cosa forse me la sono persa perché era molto veloce. Hai detto che all'aumentare della velocità aumenta l'efficienza di rimozione, ma immagino che anche all'aumentare il tempo di residenza, quindi a livello gestionale alla fine in un canale che comunque può essere gestito in termini di portate, che cos'è che comanda? E l'altra domanda, non so se hai un confronto portata di mano, un chilometro di canale in alveo e le fasce tampone ai lati, in termini assoluti di rimozione, che cos'è che dà un contributo maggiore? Ma partendo dalla seconda, l'effetto delle fasce tampone qua ovviamente non l'abbiamo valutato perché in provincia di Ferrara le fasce tampone non ci sono, e quindi i canali non hanno nessun...
Esatto, però diciamo in termini ad esempio di rimozione su ettaro, diciamo di canale vegetato, parliamo ad esempio di quantitativi fino a 400-500 kg di azoto per ettaro all'anno. E questi sono anche riferimenti, comunque appunto posso mandarteli dei nostri lavori. Riguardo la domanda precedente, sto parlando soprattutto in termini di rimozione definitiva di azoto, quindi denitrificato. E per quanto riguarda l'altra domanda, beh, sicuramente è difficile, bisogna ovviamente incrementare gli studi per quanto riguarda, cioè per come diciamo, si può massimizzare quello che generalmente è la variabile che regola ad esempio la dissipazione nelle zone umide, cioè appunto si dice aumentare il tempo di residenza. In realtà qua stiamo parlando comunque di velocità estremamente basse, nel senso che parliamo di una variazione tra un centimetro al secondo e qualche centimetro al secondo, del tipo 3, 5, 6 centimetri al secondo. E quindi il fatto che, ad esempio, velocità superiori potrebbero invece disincentivare il processo, questo non l'abbiamo valutato perché a livello di mesocosmo è impossibile, è molto difficile da riprodurre. In quel caso sicuramente subentrerebbero anche altri processi, perché ad esempio il fatto che la velocità dell'acqua è molto maggiore ossigena anche di più e quindi in proporzione fa rendere diciamo più importanti i processi aerobici che non quelli anaerobici. Diciamo che è ancora una variabile da valutare, perché in letteratura c'è davvero pochissimo, però diciamo potrebbe essere in prospettiva anche un elemento da tenere in considerazione. Grazie mille. Domande per l'intervento